Buona Pasqua! GRVM di Pasqua primaverile e inizio con questo balsamo di Essence che ha questo cuore nutriente. Intanto do lui per ammorbidire le labbra. È un balsamo colorato che si può utilizzare anche giornalmente, poi lo toglierò. Vado a utilizzare questo prodottino di Catrice che ricorda tanto quello di Becca, è molto cremoso e potrei già distribuirlo. No, vado con il polpastrello nella parte più incavata e interna dell'occhio dove solitamente il lato oscuro si manifesta. Vorrei anche provare il Maybelline rosa che sta impazzando sul web. Non lo sto ancora trovando. Fatemi sapere se voi l'avete trovato. E nel frattempo vado a stendere la All in One, non riassortita. Io la termino perché ce l'ho in uso dallo scorso anno e siamo ormai alla fine. Ha delle perle di colore al suo interno che una volta che voi andate a stendere sul viso, si vedete, si spaccano, si infrangono e uniformano l'incarnato con questo colorito di base che si adatta a tutti i tipi di pelle e ha un po' di SPF all'interno, insomma un bel prodotto con cui mi sono sempre trovata bene. Vado a utilizzare questo correttore in mousse sempre di Essence di una vecchissima edizione limitata, Hype Beauty. Vi ho detto che si trova anche su Amazon. Costa un po' di più perché ovviamente non è stato più riprodotto, quindi è un'edizione limitata e ricercata proprio perché ricorda tanto il prodotto che ho appena steso di Catrice e quello di Becca ed era uscito, costava sui 2,90 euro circa. Mi aiuto con una sponge per andare a stendere al meglio la crema perfezionatrice di Essence, soprattutto nelle pieghette del naso. La cipria di Kiko per andare a perfezionare. Questa cipria non è stata capita, secondo me, da tutte. Più la usate, più l'amate. Capite la differenza nell'utilizzare questo tipo di prodotto? Il primer che ahimè non so se riuscite a vedere, si vede in controluce, non so se è già stato utilizzato, insomma mi è arrivato già a metà. Purtroppo questo prodotto era già nella colonna, nel totem di Catrice di Essence. Non è colpa di Valentina che anzi carinamente mi ha scritto subito su WhatsApp. Purtroppo succederà anche all'estero che le persone vanno a provare il prodotto. Lo sento molto oleoso. È arricchito infatti da burro di karité. Look primaverile e vorrei utilizzare la Mercury di Huda. Prendo lui che è un Libra. E vado a stenderlo su tutta la palpebra. Di questa palettina slim di Catrice fenomenale, vado a prendere l'over. Sono proprio delle palettine carine carine per tutti i giorni, senza pretese, ma sono quelle che vi regalano sempre grandi soddisfazioni. Spolverano un po', però
un po' di vortex nella parte esterna dell'occhio. E se provassi questo? Pur sporcando tantissimo le setole, non è pigmentatissimo. Quindi l'ho dato sia all'interno e laterale. Vado a dare questo momentum per sfumare un po'. Matita di Catrice Duochrome è un verde e un viola. Ho Andrei ora a prendere Ultraviolet e andrei di polpastrello. È un po' troppo Ultraviolet. Se dessi questa invece. Ultraviolet su tutta la palpebra, ma nella parte più interna dell'occhio vado con Cosmic, che è questo rosa brillante, sempre con il polpastrello. Poi vado nella parte esterna angolata dove si incappuccia la palpebra a tirare su un po' di prodotto, sempre questo Ultraviolet. Vado un attimo a definire le sopracciglia con la Geisha Brown di Astra. L'occhio è più aperto. Prodottino di Essence per le sopracciglia. Il prodottino di Essence vado a fare una codina per dare profondità. Prendo un po' di questo bianco ghiaccio Super Moon e vado nella parte interna dell'occhio. I Love Extreme di Essence. Utilizziamo la palette viso.
Vado con un po' di illuminante. È molto delicato e sembra poco poco scrivente. Puccio un po' dei due. No, dà un bell'effetto. Sembra lì per lì che non scriva, ma dà proprio un bell'effetto. Utilizzo questa volta il blush Baby Got Blush nella colorazione 01, che è un pink praticamente. Buone queste profumazioni di Bubble, mamma mia. E qui vado di polpastrella facendo smorfie. Un degradé di viola praticamente, una declinazione di rosa, viola, fucsia. Scaldo un po' di questo che è molto molto acceso e lo sovrappongo. Matitina di Catrice, che è un acqua ink lip liner ultra long lasting con questa punta tondeggiante. A questo punto lascio il colore, perché poi vado a dare i simil Beyond Jelly di Nabla. E wow! Pigmenta. Voglio provare a dare lui nella colorazione 01 Smiling Bright, che è questo fucsia. Mamma mia che bellezza! Lui necessita sicuramente di una matita labbra, perché vedete la colorazione non è eccessiva, quindi ci vuole una matita labbra per contornare e dare un po' di intensità. Ed ecco qua il look finito. È andata abbastanza bene, insomma, sono pronta per festeggiare la Pasqua. Tanti, tanti cari auguri di una serena Pasqua trascorsa con i vostri cari in serenità. Noi ci vediamo al prossimo video. Riappaio dopo pranzo per mostrarvi il rossetto di Fenty, che è meraviglioso e sicuramente su un look del genere rende molto. Ho dato un po' di mosso al capello rendendolo ondulato. Venom, meraviglioso. Questo è uno dei fucsia che amo di più, che resiste, rimane sulle labbra senza seccarlo, meraviglioso.